Un giorno un uomo, che probabilmente era una donna, aveva molto freddo perché c'era la neve e quest'uomo cadde in un buco profondo e si accorse che là in fondo c'era più caldo. Poi con grandissime difficoltà riuscì ad uscire dal buco profondo e annunciò all'umanità la grande novella, cioè sotto la terra è più caldo. È una cosa che possiamo dimostrare scientificamente se abbiamo a disposizione un termometro e siamo amici di Andrea Casciarri, che ha una ruspa mostruosa. E andremo a dimostrare questo principio scientifico. Ecco, vedete, con questa ruspa incredibile, con quattro palate si riesce a fare una buca che se dovevo farla a mano ci impiegavamo dei giorni, e con il termometro possiamo vedere che la temperatura in questo momento qua è di 4,6 gradi. Entriamo nella buca e vediamo cosa succede, che temperatura c'è. Ah! Sottoterra! Approfinquati che... Ecco, vedete, la temperatura è già cresciuta di 2 gradi e dovrebbe crescere ulteriormente. Ecco dimostrato scientificamente che la terra sotto è più calda che fuori, che sopra. Ma come possiamo fare a sfruttare questo piccolo passo per un uomo, ma un grande passo per l'umanità, di questa scoperta scientifica? Possiamo prendere un po' di calore e ammassarlo e fare tanto calore, cioè se vado sottoterra fino a trovare una temperatura di 15 gradi, posso prendere due bottiglie di acqua da 15 gradi e farne una bottiglia di acqua a 30 gradi e usarla per scaldare la mia casa? Qualunque persona di buon senso vi dirà che non è assolutamente possibile. Invece la scienza moderna è riuscita a compiere questo miracolo. Non solo posso andare a prendere il calore sottoterra, ma posso anche andarlo a prendere nell'aria, e abbiamo il geotermico e l'aerotermico, che è molto più elegante del geotermico, secondo me. A questo punto ci resta soltanto una domanda: stabilito che io posso ammassare 15 gradi che trovo sottoterra con altri 15 gradi che trovo sottoterra e faccio 30 gradi, come faccio a succhiare questi 15 gradi da sottoterra? Niente di più facile se abbiamo a disposizione una grossa ruspa e Andrea Casciarri che ci dà una mano. Innanzitutto allarghiamo il buco che abbiamo fatto, di modo di poter partire a fare il nostro impianto di riscaldamento dalla geotermia, molto artigianale, ma che permetterà di capire come funziona poi nella realtà. Ecco, abbiamo fatto la nostra bella buca. Ovviamente quando si parla di fare un vero impianto geotermico si va molto in profondità, perché il calore dobbiamo andarlo a prendere sottoterra, ma per capire come funziona è sufficiente questo: prendiamo un capo del tubo e lo lasciamo fuori dalla buca, il resto del tubo lo stendiamo tutto qua all'interno della buca, poi andiamo a coprire il tutto con terra e vediamo l'acqua che io infilo là che temperatura ha e che temperatura ha quando esce di qua. Ora misuriamo la temperatura dell'acqua dentro questo innaffiatoio giallo. Ecco, l'acqua è a 5,8 e mettiamo quest'acqua in questo tubo che poi va sottoterra. Aspettiamo un po' che l'acqua si riscaldi dentro il tubo e andiamo a misurare a che temperatura esce dall'altra parte. Faccio uscire l'acqua di qua, la faccio entrare nell'innaffiatoio ed ora misuriamo la temperatura che è uscita dal nostro impianto primitivo di geotermia e otteniamo esattamente 10 gradi. E questa è la prova definitiva che la geotermia funziona e possiamo riscaldarci le case.